Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Federico Cirillo e qui parliamo di street photography. Uno dei vantaggi di fare street photography è sicuramente quello di perdersi nelle città e andare alla scoperta di quartieri nuovi e strade nuove. Col tempo poi preferisci determinate zone della stessa città, determinati quartieri. Se per voi è la prima volta che visitate Milano, oppure ci vivete, siete appassionati di fotografia, penso che questo video possa tornarvi utile. Oggi ci troviamo a Gaio Lenti e andremo a vedere tre quartieri di Milano Est dove fare street photography. Il nostro percorso appunto parte da qui e durerà circa 25 minuti, ovvero un percorso lungo quasi 2 km. Inaugurata nel 2012, Gaio Lenti è una piazza che si trova al centro del quartiere Isola. Essendoci un enorme afflusso di persone e attività, è un ottimo posto per poter trovare soggetti in circostanze sempre differenti. Ho avuto modo di scattare in questa zona sia di mattina che tardo pomeriggio e devo dire che ho sempre trovato interessanti gli scatti realizzati. In base all'orario e quindi alla posizione del sole, la luce illumina solo alcune zone della piazza, creando degli effetti molto particolari e suggestivi. Il secondo quartiere non è propriamente un quartiere, ma una strada che collega Isola con il nostro capolinea. Sto parlando di Via Solferino, una strada molto elegante nel pieno centro storico di Milano. Lasciamo quindi il primo quartiere e ci spostiamo verso Via Solferino. Vi mostro ora un piccolo spot da prendere in considerazione quando poi andiamo ad iniziare questa seconda parte del passeggio. Allora, dovete puntare sulla mappa praticamente qui, al Ponte di Gabelle, che è stato costruito nel 1496 su ordine di Ludovico il Moro per portare l'acqua ai navigli interni. Con un po' di attesa è possibile portare a casa qualcosa di particolare, soprattutto nel weekend perché passano molte persone sia in bici che a piedi e si possono creare dei giochi d'ombra davvero interessanti. Iniziamo ora praticamente il nostro passeggio all'interno di Via Solferino. Per non sbagliare strada, vi consiglio di prendere in considerazione sulla mappa Piazza Largo Treves. Proseguendo sempre dritti all'interno di Via Solferino, partendo dalla piazza, si arriva poi a questo incrocio dove c'è il panificio Pattini e possiamo prenderlo in considerazione come secondo e ultimo spot del nostro passeggio all'interno di Via Solferino. Il terzo quartiere è Brera, sicuramente il più rinomato tra i tre elencati fino ad ora ed è molto semplice da raggiungere dal panificio Pattini perché si trova praticamente a 4 minuti a piedi, soprattutto se come me in questo momento avete scelto come punto di riferimento per iniziare a visitare appunto il quartiere la Pinacoteca di Brera. Brera è davvero un posto magico, ci sono tantissimi ristorantini, artisti di strada. Non esiste un vero e proprio modo per percorrere questo quartiere. Ogni piccolo angolo può nascondere uno scatto unico o qualche scena particolare. Quando scelgo la zona est di Milano, mi piace trascorrere buona parte del mio tempo qui a Brera. Nelle schede in alto e in descrizione trovate una breve chiacchierata avvenuta con un artista di strada proprio qui. E
e il nostro giro in Brera termina in Piazza del Carmine, raggiungibile tramite la Via Madonnina. Da qui è possibile percorrere via Mercato in direzione Moscova, in modo da avvicinarci al nostro punto di partenza. Anche questa parte ritengo che sia molto suggestiva, ricca di bar, botteghe e locali storici. Concludo proprio qui a Moscova. Vi invito a mettere mi piace al video e ad iscrivervi al canale. Fatemi sapere nei commenti se questo format vi ha interessato. Spero tanto che il video in generale vi sia piaciuto molto e vi possa risultare anche utile in futuro. Vi ringrazio per aver visto il contenuto fino alla fine e ci vediamo alla prossima, ragazzi. Ciao!